Marco Oltrona Visconti, Display Magazine, siamo qui al concorso d'IVA con l'ingegner Sandro Leccese, amministratore delegato di CEMAB, fabbrica di espositori in legno. CEMAB è una realtà del sud ormai consolidata che ha come materia prima per la produzione dei materiali espositivi e POP appunto il legno. Ce ne parla il fondatore e ci racconti come è iniziata la vostra avventura? Beh, è iniziata ormai una ventina d'anni fa con l'intuizione che l'espositore in legno potesse avere appunto uno sviluppo sul mercato. All'epoca il mercato era fatto quasi esclusivamente di espositori di cartone con i loro limiti, soprattutto relativi al peso, eccetera. Per cui si è pensato di fare questo espositore che ha la caratteristica fondamentale di essere a incastro. Quindi tutti i pezzi che lo compongono, no, vengono assemblati unicamente utilizzando le mani, quindi senza attrezzi, nulla. E si può dare all'espositore qualunque forma, qualunque colore, qualunque dimensione. Un'altra caratteristica è la verniciatura. Voi avete diverse certificazioni anche. Certo, certo. Beh, oggi per chi lavora come noi in Europa, insomma in diverse parti del mondo, sono indispensabili le certificazioni di qualità, di... relative appunto al prodotto ecologico, biologico, sostenibilità, eccetera. Sostenibilità. Noi, il nostro processo per esempio di verniciatura è un processo assolutamente ecologico perché utilizziamo esclusivamente vernici a base acqua. E anche la stampa, se facciamo un flash sulla stampa, la stampa che noi facciamo è una stampa diretta sul legno, quindi non c'è un supporto di plastica, un PVC come si usava fare fino a qualche anno fa, proprio perché l'espositore deve essere anche riciclato. Ok, quindi incastro, verniciatura ad acqua e nessun materiale alternativo utilizzato. Assolutamente. Ok, assolutamente. Completamente sostenibile. Un'ultima domanda, nell'ultimo periodo state, diciamo, come dire, attuando una revisione industriale che prevede l'introduzione e la robotizzazione degli impianti. Se vuole approfondire questo, ha collaborato anche con qualche università, mi Certo, sembra. Certo. Beh, è un aspetto fondamentale del progresso industriale. Noi in realtà siamo una falegnameria, ma detta così ci ricorda, no, quell'ambiente diciamo antico, no? Ma se venite da noi è piena di macchine industriali. Allora, la robotizzazione è un passaggio fondamentale per rimanere sul mercato ed essere competitivi rispetto al mercato, quindi l'industria 4.0 e tutto quello che ruota attorno. Noi stiamo attuando ormai da 4 anni, 3 anni e mezzo questo processo di meccanizzazione industriale, salvaguardando le persone. Quindi con CEMAB la falegnameria 4.0. Display Magazine, Marco Oltrona Visconti, arrivederci al prossimo Diva, grazie. Arrivederci.